Avete mai visto questo film? Questo film è. Questo è Zach Wilde, questo è Mark Wahlberg. Parlo del film Rockstar. Questo cantante che sentite qui non è Mark Wahlberg. E questo, per inciso, la seconda curiosità, è Miles Kennedy degli Alter Bridge, quando ancora non era famoso. Quasi non si riconosce. Che non ha il suo solito pizzetto. Comunque, questo qui che canta non è Mark Wahlberg. Stand up and shout! Ma è. Come si chiama di nome? Mi sono dimenticato il nome. Cognome Majitevic, c'è un cantante croato che è il cantante degli Steelheart, il gruppo di cui vi sto per parlare. Per questo nuovo album che si chiama Through Words of Stardust. Titolo brutto. Perché questo? True words of. A parte che il significato è brutto. E poi anche suona male. Proprio cominciare con through the words. Vabbè, comunque, gusti personali. Questo è Miles Kennedy contento per salire sul palco. Se non avete visto il film Rockstar, guardatelo perché è sì, pieno di cliché, sai come comincia, sai come finisce. Però c'è un sacco di bella musica, c'è Zakk Wylde anche fra gli attori. Insomma, vale la pena. Questo gruppo che ha avuto una storia molto travagliata, forse pure troppo. Un gruppo nato negli anni 90 e che fece due album con cambi di formazione. Poi praticamente hanno avuto una storia brevissima. Hanno fatto, credo, in totale 4-5 album in 20 anni, 25 anni. E ritornano con questo album che non citerò più perché già l'ho detto troppe volte e non mi piace molto il titolo, quindi non lo pronuncerò ulteriormente. Intanto vedo, sì, mi distraggo, ma quanta ragione, cacchio. Ok, quest'album che ha 10 anni, grosso modo 10 anni dal penultimo, che non mi ricordo. Comunque, formazione completamente diversa rispetto a quella passata. Un album breve, diretto, praticamente tagliato in due, perché c'è la prima parte che è abbastanza energica, come un classico hard rock anni 80-90. La seconda parte che è quasi interamente ballate. Questo è il punto forte. Il punto forte del disco è la voce di questo Majitevic, perché ha una voce secondo me incredibile. Ed è un peccato che abbia avuto una carriera così, diciamo, striminzita, povera. I primi due dischi sono notevoli, però non hanno mai avuto questo grande successo. Meritatamente, non lo so, magari c'è stato anche qualche errore durante il percorso del gruppo. Comunque, tornando a questo disco, perché sto divagando troppo, è un disco snello, diretto, di 40 minuti per 10 brani. Seconda parte piena di ballad, ce n'è una in particolare che è semplice, molto semplice, però mi piace un sacco. Il singolo, credo sia stato il primo singolo, You Got Me Twisted, che tra l'altro vede anche l'orchestra. Bellissimo, semplice, una classica ballata anni 80-90. Poi c'è qualche pezzo a proposito di 80-90 che ricorda più il grunge. Questa Come Inside che sa molto di grunge. Sono canzoni non bellissime, però che si lasciano ascoltare. E poi c'è la traccia numero 9, My Freedom, che praticamente è una copia della canzone You Got Me Twisted, con altre parole. Insomma, no. Si poteva evitare, non perché è brutto, però sembra una copia della canzone. E l'ultima, I'm So In Love With You, è una traccia dove praticamente viene ripetuto I'm So In Love With You, I'm So In Love With You. Magari era veramente innamorato di qualcuna o di qualcuno, non so, i gusti sessuali del cantante, e ripete allo sfinimento I'm So In Love With You in tutte le salse. Quando c'è una canzone diversa, non mi sento mai di giudicarla male. È una canzone che può annoiare, però è breve, relativamente breve.
e si lascia ascoltare. Lips Rain è anche un'altra bellissima ballad che viene immediatamente dopo You Got Me Twisted. Niente, se siete amanti del rock anni 90 e vi piace la voce di Majitevic, vi posso consigliare l'ascolto di questo disco, che non è un disco bellissimo, è un disco che si lascia ascoltare con dei picchi come, vabbè, lo dirò nelle top tracks, skip tracks. Eccomi qua, di nuovo per Top Tracks e Skip Tracks. Dicevo che You Got Me Twisted, assolutamente. Lips of Rain e My World, come la traccia 456, credo che siano le migliori, perlomeno sono le mie preferite. Skip Track, metto My Freedom perché il ritornello. Avete ascoltato la canzone di prima? You Got Me Twisted. Ok. On me, now I'm blind to see. Girl, you got me twisted. Girl, you got me twisted. È la stessa canzone con un'altra linea vocale. Vabbè, si poteva evitare. Come voto non è un voto altissimo perché a parte queste tre canzoni che ho citato, le altre non sono bellissime, anche se si lasciano ascoltare. Do un po' meno di 7. Do 7, dai, 70 centesimi perché lui canta da paura. Lui è veramente un cantante che ancora ha la voce dei bei tempi. La voce mi piace un sacco. È comunque un disco snello che non annoia. Se vi piace il genere, ascoltatelo. Va bene, mi sono dilungato anche troppo. Ciao, alla prossima.